Non sapremo mai se Catania è stata distrutta e ricostruita 7 volte, come si tramanda tra storia e leggenda. È certo che l'araba fenice siciliana abbia trovato nella metropoli etnea la più felice rappresentazione della sua incrollabile tenacia, capace di repentine risalite dopo discese anche verticali. Come Napoli e Palermo, questa è una vera capitale del sud. Vincenzo Bellini, Giovanni Verga, Federico De Roberto, ma anche la New Wave degli anni 90, con Carmen Consoli, Mario Venuti e Mario Biondi. Catania sicuramente negli ultimi anni è andata avanti tantissimo, la movida di Catania, lo spettacolo anche è al centro di Catania, i ragazzi è il punto di incontro sicuramente qui nella splendida Piazza Duomo di Catania davanti all'Elefante. La delegazione metropolitana dell'Associazione Italiana Sommelier è una delle più importanti realtà dei Toastmen su scala nazionale. Catania è una realtà abbastanza variegata, variopinta. Da che punto di vista? Dal punto di vista intanto delle iniziative, dalla qualità delle iniziative che si fanno, si svolgono a Catania, a queste contaminazioni che il mondo del vino e della ristorazione, di cui l'AIS è proprio promotrice nei confronti dell'arte contemporanea, nei confronti di una formazione che vuole vedere, che vuole progettare anche tutte quelle che sono le nuove professionalità. Una realtà giovanile esplosiva che viene intercettata anche dai corsi professionali organizzati dall'AIS. Ci sono tantissimi locali e tanti ristoranti che hanno sicuramente bisogno di personale e i ragazzi si stanno veramente avvicinando ai corsi AIS. Parliamo anche di cantine, le cantine sull'Etna che sicuramente si stanno facendo molto, molto numerose, per cui hanno una richiesta enorme di personale anche di sala. Catania è dominata dal vulcano più grande d'Europa, a montagna con il suo pennacchio, respiro di lava che cambia continuamente volto al territorio e soprattutto laboratorio enologico straordinario frutto di una riscoperta degli ultimi 15-20 anni. Anche qui i sommelier hanno una delegazione guidata da Orazio Di Maria, tra l'altro responsabile delle pagine siciliane della Guida Vite. Nerello Mascalese in gran parte, poi abbiamo Nerello Cappuccio, per quanto riguarda i bianchi c'è il Caricante e il Cataratto. Decenni addietro addirittura la coltivazione era molto molto maggiore rispetto ad adesso, solo che la finalizzazione di questa coltivazione era ben altra, si produceva per esportare, si esportava in Francia, si esportava in Nord Italia. C'erano questi vini carichi di alcol che andavano a compensare la bassa gradazione alcolica dei vini francesi. La riscoperta dell'Etna nel calice non deve ingannare, le radici di questa enologia eroica sono antiche. La nostra famiglia ha iniziato a produrre vino fin dal 1734 ed era già un'altra cosa, un'altra epoca. Poi quando nel 1793 Giuseppe Benanti nacque a Via Grande, lui comprò una proprietà a Via Grande, esattamente a Viscalori, e si produceva il vino proprio qui dove siamo noi, in quest'area, in questa zona. Ma perché l'Etna? Perché l'Etna non è quella che viene definita normalmente la Sicilia, che è un'isola, viene definita l'isola nell'isola. Più versanti, più terroir, perciò dovremmo declinare la montagna al plurale. E anche in questa Sicilia i giovani si fanno avanti. Qui ci troviamo a Montegorna. Noi lo definiamo il vigneto vista mare, no? Come possiamo vedere anche dalle immagini alle mie spalle. Siamo a circa 700 metri sul livello del mare, suoli vulcanici, e Montegorna è un vecchio cratere ormai spento da diversi migliaia di anni. Quindi qui coltiviamo sia il Nerello Mascalese, che è il Nerello Cappuccio per i rossi, ma anche il Caricante e il Cataratto per i bianchi. Le potenzialità etnee, non poteva essere diversamente, hanno acceso l'interesse di investitori dal continente come dal resto del mondo. Lo sviluppo della vallata nord dell'Etna dopo gli anni bui è stata grazie a persone dall'esterno che sono venute qua. Uno di questi è stato Frank Cornelis, un altro Mar de Grazia, un altro Andrea Franchetti, tutti e tre abbastanza visionari nel vedere questo posto come estremamente incredibile per le potenzialità. In un laboratorio simile non potevano mancare le bollicine, effervescenza magmatica che sembra più frizzante in questo contesto di fascinosa instabilità. Grazie a Dio abbiamo avuto questa grande fortuna di scoprire che il Nerello Mascalese era ottimo come base spumante
e abbiamo dalla prima presa di spuma dell'89 continuato a farlo. Finalmente adesso abbiamo prodotto più di quasi 100.000 bottiglie della vendemmia del 2016. Per i siciliani d'Oriente, a montagna è un tratto genetico, una carta d'identità, un orizzonte fisico e sentimentale. L'Etna oggi è un sogno, è una visione, è sicuramente l'interpretazione di qualcosa che fino a qualche anno addietro era rimasto ed era interpretata come una grande potenza che non si riusciva a governare. Oggi l'Etna è profumi, oggi l'Etna è sapore, persistenza, oggi nel mondo del vino l'Etna è tempo. Giarre, Acireale, Mister Bianco, città corona dell'area metropolitana catanese, ma anche Randazzo, Zafferana, Santa Venerina, Lingua Glossa, a dominare su tutto come madre e matrigna lei, la montagna con il suo pennacchio. Qui la terra può sprigionare una forza immensa, che con il lavoro della viticoltura eroica si può anche raccogliere in un calice.